Siamo con Vincenzo De Felice, ottavo classificato di questo Dex 5. Allora, diciamo che sicuramente non sei stato proprio felice della mano con cui sei uscito, perché sei stato, io non ti definirei neanche sfortunato, più che sfortunato. No, sarò veramente sfortunato e purtroppo la dobbiamo prendere con filosofia, no? Diciamo, prendiamola con filosofia, perché tanto le cose non possono cambiare. Peccato, perché era un piatto da 5 milioni e sarei diventato chip leader del tavolo, due player out e quindi sicuro di arrivare primo, secondo, terzo, matematico con quello stack. Purtroppo il fato ha voluto che le cose andassero diversamente, lo accettiamo. Comunque abbiamo fatto un bel torneo, ci siamo divertiti e abbiamo apprezzato la vostra organizzazione. Io non posso che farti complimenti comunque per il piazzamento, ma soprattutto per la calma e la tranquillità con cui hai affrontato la cosa. Insomma, voglio dire, tu anche quando sei uscito, sì, si vedeva, avevi proprio il volto in cui si leggeva che c'eri rimasto male, però insomma l'hai presa davvero con filosofia. Per questo devo fare i complimenti, perché molto spesso i giocatori di poker, soprattutto ad un tavolo televisivo, molto probabilmente non l'avrebbero presa insomma così bene, quindi insomma per quello ti faccio i miei complimenti. Grazie, almeno ci si ricorda di un giocatore che almeno ha avuto un buon fair play. Esatto, ecco. Esatto. Andiamo con questo tipo di filosofia e quindi siamo stati vincenti due volte. Allora, ricordiamolo anche che tu fai parte del team dei Templari di Aprilia, quindi insomma immagino che si fossero già collegati tutti, però purtroppo insomma è durata poco. Sì, mi è già arrivata una valanga di messaggi, più che messaggi, condoglianze insomma, però no, va bene, ho già ringraziato tutte le persone che mi seguivano su Facebook, in streaming e... andrà meglio la prossima volta. Comunque abbiamo dentro ancora Fabio Lupinetti e facciamo tutto il tifo per lui, siamo qui vedendolo in streaming e quindi forza Fabio.